giornali inutili come L'Avvenire e Famiglia Cristiana andrebbero chiusi definitivamente. Non si spengono le polemiche sul monologo di Celentano a Sanremo. I vescovi aspettano le scuse del molleggiato, che nel corso del suo show di 50 minuti aveva apertamente criticato le due maggiori testate della stampa cattolica, auspicandone la chiusura. Le scuse non sono ancora arrivate e per di più la RAI ha di fatto commissariato il festival, con l'invio di un vice direttore generale all'Ariston. È fuori di dubbio il fatto che Celentano sia stato, comunque, il vero asso nella manica. La sua assenza durante la seconda puntata si è fatta sentire, con gli ascolti in netto calo. Eliminate 4 canzoni dal concorso ufficiale: Marlene Kunz, Irene Fornaciari, il duetto Carone Dalla e la strana coppia d'Alessio Bertè. Quest'ultima, davvero, un'eliminazione annunciata, al punto che nei giorni scorsi Morandi aveva tentato di giustificarsi da eventuali accuse di accanimento contro i due cantanti. A tirar su gli ascolti ci hanno provato comunque le belle del festival. Ivana Mrazova è finalmente apparsa dopo il torcicollo che l'ha costretta a restare fuori dall'Ariston nella serata di apertura e ha dato vita, insieme con Rocco Papaleo, ad un simpatico siparietto. Ma è Belen ad attirare su di sé i riflettori della serata e i pettegolezzi più piccanti. Ha rubato la scena alle colleghe scendendo le scale, come tradizione, con uno spacco piuttosto audace. E oggi le sue foto impazzano sul web. Ma Sanremo, si sa, vive anche di questo, se non proprio di questo.